ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Un ulteriore segnale di attenzione da parte dell'amministrazione comunale ascolana nei confronti dei cittadini in difficoltà. Tra qualche giorno partirà il reddito di civiltà per tutelare la popolazione che rischia di essere maggiormente penalizzata dalla crisi. La Giunta Comunale ha deciso di realizzare questo intervento che si rivolge ai nuclei familiari in condizioni di disagio sociale. Una scelta dettata dall'analisi della grave crisi occupazionale ed economica che ha colpito da anni il territorio, aggravata dagli effetti economici e sociali della pandemia e da ultimo anche dal recente aumento dei prezzi e delle tariffe conseguenti agli eventi bellici in corso. Il progetto prevede 18 ore settimanali di attività ed avrà una durata di 6 mesi. Il Comune di Ascoli anche esso sta tra breve farà partire il progetto del reddito di civiltà che i primi di novembre vedrà lavorare 20 persone che sono state scelte tramite un bando ad hoc, over 50, che inizieranno a lavorare in aziende della nostra città e per 6 mesi, per 400 euro al mese, faranno questo tipo di attività. Sono soggetti fragili perché, come ho detto, al di fuori del circuito lavorativo, che non possono nemmeno ricevere quelli che sono, diciamo, gli ammortizzatori sociali, quale il reddito di cittadinanza, per varie problematiche, e di conseguenza noi abbiamo pensato, proprio tramite questa progettualità, di dare una risposta alle loro esigenze e difficoltà. L'auspicio è quello che dopo i 6 mesi possano continuare a lavorare in questo settore. Da qui la decisione di mettere in campo un intervento che prevede l'erogazione di un sostegno economico a fronte dell'adesione ad un progetto in cui il beneficiario si impegnerà a svolgere delle attività lavorative utili alla comunità. È fondamentale per noi dare una risposta proprio all'esigenza del lavoro delle nostre persone con fragilità economica e sociale, perché solo attraverso il lavoro si ritrova quella necessità, quella identità che purtroppo è venuto meno e che tramite questo lavoro potranno recuperare appunto quella dignità di cui hanno bisogno.